Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vediamo la comparazione della maglia dell'Inter Milano per la stagione 22-23 in edizione player, che è quella che sto indossando, e in edizione fan. Continuate a guardare il video fino alla fine perché vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. Ci vediamo dopo! Al solito una delle differenze tra la versione player e la versione fan è che nella versione player i loghi e gli stemmi sono termosaldati, mentre nella versione fan questi sono ricamati. Un'altra differenza evidente, molto evidente, è nel tessuto della maglia. La versione player, devo dire, in questo caso è veramente molto più bella, con questa lavorazione che spero riusciate a vedere, che si contraddistingue in maniera evidente dalla versione fan. La versione player ha, come al solito, anche una vestibilità molto più ridotta. Cosa ne pensate della maglia? Devo dire che è molto bella. Nella versione player veramente il tessuto fa la differenza, fa una differenza enorme, veramente meravigliosa questa maglia. Io vi dico sempre, nella versione player, di ordinare una taglia più grande. Questa ad esempio è una L, è una large. Io normalmente nella vita quotidiana indosso una media. Quella che invece sto indossando adesso è una versione fan, ed è una taglia large. Io normalmente di queste indosso una M. Infatti secondo me, a mio gusto, questa è un po' grande. Io spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate potuto apprezzare quelle che sono le differenze tra la versione fan e la versione player. Conto di vedervi presto su prossime recensioni e, prima di lasciarvi, mi raccomando, lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere quali altre comparazioni vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!